il professor Antonio Rinaldi, è venuto a fare il supplente e non sapendo che cosa fare con noi, era un ragazzo anche lui, ci ha letto una poesia di Rimbaud. Lì è scattato in me l'antifascismo. Signori Presidente della Repubblica, vota per questo, ti dice quello, vota per quello, ti dice questa, vota per me, dice un altro. Tu, uomo della strada, ascolti, ti metti a guardare. Ragazzi, non guardare, scrivi con calma e chiari i voti preferenziali, poi metti un bel segno sotto quella lista che hai scelto, chiudi le due schede ed esci. Esci, guarda dove sono le urne, consegna le tue schede, ritira il documento, dimostrando così di aver fatto il tuo dovere di buon cittadino cosciente, restituisci la matita, tante volte uno per distrazione se la può anche portare via, e vattene a casa perché ormai hai compiuto questo tuo dovere. Ti senti più sereno? Possono rimandare le scelte nel settore ambientale, bisogna intervenire subito e con scelte radicali che invertano la rotta dell'inquinamento in costante aumento. Stiamo andando oltre, la terra può vivere senza gli uomini senza la terra no. Per questo la sinistra arcobaleno considera di fondamentale importanza la tematica ambientale, ribadendo con forza i propri punti fermi in tema di acqua, energia, rifiuti, trasporti ed agricoltura. Distaccarsi dal fossile, dal petrolio e dai combustibili inquinanti è una necessità immediata. La posizione della nostra penisola ci mette in condizione di poter sviluppare notevolmente la produzione di energia da fonti rinnovabili, ma l'Italia non lo fa. Altri paesi molto più svantaggiati dal punto di vista geografico lo stanno facendo da anni e con successo. Basti pensare alla Germania, un paese che può avere metà delle ore sole rispetto a quelle dello stivale, ma che già da 10 anni è all'avanguardia nel settore del fotovoltaico. In Italia invece si continua a finanziare come energie rinnovabili l'incenerimento di rifiuti e le centrali a metano. Com'è possibile? Nelle bollette elettriche il 7% va sotto la voce CIP 6. Questa cifra dovrebbe proprio servire per finanziare il rinnovamento della produzione energetica, ma l'80% sono andati in mano alle grandi potenze petrolifere che li hanno sfruttati per bruciare residui di raffineria o rifiuti urbani. Possono queste fonti essere considerate rinnovabili? La risposta è scontata, ma la cosa peggiore è che sono tutti soldi tolti allo sviluppo dell'eolico e del solare. Con un emendamento alla finanziaria della sinistra arcobaleno, almeno per il 2008, questo furto è stato bloccato, anche se la crisi dei rifiuti campani ha riaperto la contesa ed il governo ha rifinanziato 3 inceneritori con i fondi che dovrebbero andare alle energie rinnovabili. È chiaro che, parallelamente allo sviluppo di queste fonti, che devono raggiungere il 20% entro il 2012, secondo una direttiva europea, bisogna anche dire un no allo sviluppo di ulteriori centrali a carbone dal forte impatto ambientale. Nella prima metà degli anni 90 si sono avviate in Italia le prime forme di privatizzazione dell'acqua. La motivazione adotta dai neoliberisti di turno era soltanto una. Gli enti locali hanno bisogno di consistenti investimenti per gestire il servizio idrico. È urgente, quindi la partecipazione di soci gestori privati. Le tariffe non subiranno grandi variazioni perché la concorrenza regolerà il mercato. Non è andata così. Dove si è scelto di privatizzare l'acqua, i risultati sono stati disastrosi. Tariffe alte, investimenti bassi. Dal 1990 al 2000 gli investimenti nel settore idrico sono nettamente diminuiti, passando da 2 miliardi di euro a 600 milioni. Non avevano sostenuto che l'ingresso dei privati, soprattutto delle multinazionali, doveva servire ad apportare capitali freschi? L'ennesima bugia. Per i prossimi 20 anni sono previsti aumenti tariffari medi del 50%, che non basteranno a coprire i pochi investimenti previsti. Come far tornare i conti?
Facile, prevedendo un aumento del consumo d'acqua del 18%. Una logica contraria ad ogni idea di tutela e risparmio della risorsa idrica, che non è illimitata. Anche se la superficie terrestre è coperta per il 71% da acqua, il 97% di questa lo troviamo negli oceani e il 2% nelle calotte polari o nei ghiacciai. Solo il restante 1% è acqua dolce. Da un lato abbiamo la privatizzazione del servizio, sull'altro agisce la rapina dell'acqua da parte delle grandi aziende multinazionali che la imbottigliano. Nel nostro paese operano 164 società di imbottigliamento, proprietarie di 304 marchi. Nonostante l'alto numero di aziende, il mercato è concentrato in quattro grandi gruppi che controllano il 55% delle vendite: San Pellegrino Nestlé, San Benedetto, Rocchetta Oliveto e Ferrarelle. Si imbottigliano 12,2 miliardi di litri d'acqua. Le famiglie spendono 3,2 miliardi di euro per comprare acqua minerale, il 65% della quale è imbottigliata in plastica, producendo rifiuti tra 250.000 e 320.000 tonnellate di contenitori in PET. Il non differenziare questi rifiuti è funzionale alle politiche dell'incenerimento. A ciò va aggiunto che l'82% delle bottiglie si sposta lungo tutta l'Italia. Quanti chilometri per un sorso? Rispetto alle acque minerali, va ricordato che molte delle aziende che imbottigliano l'acqua lo fanno a titolo pressoché gratuito in 15 regioni su 20. Vanno aumentati e resi omogenei i canoni di sfruttamento delle fonti, prevedendo una diversificazione di costi tra chi imbottiglia in vetro e chi in PET. Il protagonismo dei movimenti per l'acqua pubblica e il determinato sostegno parlamentare dei partiti della sinistra arcobaleno ha permesso il raggiungimento di un primo importante risultato: la moratoria contro i processi di privatizzazione del servizio idrico, approvata dal Parlamento italiano lo scorso mese di novembre. Sarà in vigore per tutto il 2008 e blocca ogni possibilità di nuovo affidamento del servizio idrico. Un risultato della sinistra arcobaleno, un risultato del Movimento per l'Acqua. Il mercato globale, sempre più senza regole, sta portando un preoccupante abbandono delle campagne, disconoscendo economicamente funzioni di sorveglianza del territorio che le aziende contadine possono garantire. Nella composizione finale dei prezzi dei prodotti alimentari, la quota spettante all'agricoltura è passata dal 44% al 25%, mentre il margine della distribuzione e ristorazione è salito dal 35% al 51%, con la parte restante assorbita dalla trasformazione. Carote pagate 10 centesimi il chilo al produttore vengono vendute a 1 euro al consumatore, più 900%. Carne di maiale pagata 1,20 euro all'allevatore è venduta a 6,14 euro al consumatore, 412%. Carne di coniglio pagata al produttore 1,50 euro, venduta al consumatore a 8 euro, più 430%. Il grano costava nel 1985 500 lire al chilo e il pane a 1000 lire. Oggi il grano costa 22 centesimi e il pane da 2,7 ai 5 euro al chilo. Il premio Nobel per la pace ed ex vicepresidente degli USA, Al Gore, nel suo libro La scomoda verità, ha inserito l'acquisto di cibi locali offerti direttamente dagli agricoltori nell'elenco delle cose da fare per dare una mano a salvare la terra dal surriscaldamento globale. Un chilo di melone dal Brasile arriva in Italia dopo 11.000 chilometri, dopo aver consumato 5 kg di petrolio ed emesso 15 kg di anidride carbonica. Un chilo di ciliegie dal Cile arriva dopo 13.000 chilometri e dopo aver consumato 5,8 kg di petrolio ed emesso 17,5 kg di anidride carbonica. Un chilo di uva dal Sudafrica arriva in Italia dopo 8.000 km, dopo aver consumato 4,4 kg di petrolio ed emesso 13,2 kg di anidride carbonica. Una scelta non difficile in un paese come l'Italia, che offre produzioni agroalimentari di qualità in tutte le stagioni. Le forze politiche della sinistra e l'arcobaleno da sempre si battono per il ciclo corto delle produzioni, al punto da aver favorito ovunque mercati locali, vendita diretta, gruppi di acquisto solidali, fino ad aver ottenuto nella finanziaria 2008 un provvedimento con le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta. Un provvedimento che porterebbe inoltre a
ad una grande alleanza tra cittadini, contadini, istituzioni, organizzazioni di massa per creare strutture non solo di commercio diretto tra contadini e acquirenti, ma anche come elemento di socializzazione e recupero di saperi e sapori che nessuna catena della grande distribuzione potrebbe garantire. Per mesi la scena politica italiana ha avuto al centro dei propri interessi gli scontri e le manifestazioni contro la realizzazione della TAV. I media si sono affrettati, insieme a gran parte della classe politica nostrana, a bollare questi movimenti come radicali, distruttivi, ottusi e contro la modernità. Come se l'unico problema dei trasporti in Italia sia realizzare quel tunnel per l'alta velocità, senza pensare minimamente all'intasamento costante delle vie di comunicazione esistenti, senza aprire un ragionamento sul potenziamento delle linee ferroviarie e soprattutto delle autostrade del mare, una grande risorsa che l'Italia ha a disposizione e nella quale ancora si è investito pochissimo. La struttura geografica del nostro paese porta da sé che lo sviluppo del traffico via mare sia una scelta obbligata, che abbatte i costi, il traffico e l'inquinamento. Invece ci si ostina a vedere come unico problema della viabilità italiana lo stop ai lavori della TAV. In Italia, e solo da noi, il costo della realizzazione della TAV è così esorbitante che permetterebbe di potenziare molti punti critici dell'esistente sistema viario. Bastano pochi dati per rendersene conto. Questi dati ci fanno capire perché la spesa complessiva stimata nel 1991 in 14 miliardi e 516 milioni sia lievitata a 66 miliardi e 617 milioni, 5 volte in più rispetto alle spese previste. Succede soltanto in Italia, anche perché nel resto d'Europa e in altri paesi, il Giappone, la situazione è diversa ed è la seguente. Se solo una parte di questi soldi venisse spesa per potenziare le disastrate linee di pendolarismo, farebbe sì che il traffico su gomma si ridurrebbe notevolmente, insieme all'inquinamento dovuto dai mezzi di trasporto. Ma perché questo avvenga è prima necessario far sì che il trasporto pubblico sia affidabile ed efficiente, che i pendolari possano viaggiare non stipati come in carri da bestiame, ma in condizioni decenti. Solo investendo in questo si può sperare che il pendolarismo non sia più una chimera, ma invece l'uso dei mezzi pubblici per giungere al posto di lavoro deve diventare una sana abitudine, quando le strutture lo permetteranno. Non serviva di certo l'emergenza campana per capire che i rifiuti sono un tema scottante che deve essere subito affrontato. Non si può continuare a produrre quintali di rifiuti pro capite, avere anche la pretesa di non differenziarli per poi chiamare all'emergenza quando non si sa più dove metterli. È necessario imporre il rafforzamento della raccolta differenziata con metodi porta a porta che, dove applicati, funzionano, riducendo notevolmente la parte di rifiuti da incenerire. Deve diventare un'abitudine di tutti il differenziare la raccolta già all'interno delle mura domestiche, riuscendo allo stesso tempo anche a ridurre la propria produzione di immondizia, non più di un chilo a testa come obiettivo. Fondamentale comunque sarà il raggiungimento del traguardo del 65% di raccolta differenziata, da raggiungere in 4 anni. Alcune zone d'Italia già lo fanno, ma non devono essere l'oasi nel deserto. Serve una cultura della sostenibilità ambientale che ci faccia capire che non si possono produrre all'infinito queste montagne di rifiuti indifferenziati. Basti pensare a tutto il packaging dei prodotti che andiamo a comprare quotidianamente. L'emergenza campana ci fa capire che bisogna dire basta da subito con questo stile di vita consumistico, dove si producono rifiuti infiniti senza avere una prospettiva di come e dove smaltirli. L'Italia dal 1 gennaio 2008 ogni giorno ha un costo di 5 milioni e 400 mila euro, ovvero 63 euro al secondo, per il mancato raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto. Diventeranno quasi 2 miliardi di euro a fine 2008. L'Italia paga 10 anni di sottovalutazione del problema climatico e di una notevole superficialità rispetto all'entrata in vigore del protocollo. La questione ambientale e climatica è centrale nel programma politico della sinistra e l'arcobaleno. Poiché ogni ulteriore ritardo comporterà crisi crescenti, servono scelte oculate su efficienza energetica, acqua, agricoltura, trasporti e rifiuti. Per questo, la sinistra e l'arcobaleno propone 5 sì per il governo ambientale del Paese. Sì all'energia da fonti rinnovabili, sì all'acqua pubblica, sì al ciclo corto per le produzioni agroalimentari, sì al rafforzamento del trasporto pubblico, sì alla raccolta differenziata porta a porta. 5 sì per una politica ambientale di parte, a sinistra, con la sinistra e l'arcobaleno.